Secondo e ultimo incontro oggi in Viale Trento a Cagliari tra Regione e Imprese sui temi dell'export organizzato dall'Assessorato dell'Industria per fare il punto sulle numerose iniziative legate al programma triennale di internazionalizzazione varato 2 anni fa con una dotazione finanziaria di 16 milioni di euro. L'incontro precedente si era svolto la settimana scorsa a Sassari. All'evento di oggi hanno partecipato rappresentanti di un centinaio di imprese e i delegati nazionali di ICE Agenzia. Il capo di gabinetto dell'Assessorato dell'Industria, Simone Azzeni, ha ricordato le diverse tappe che in questi ultimi 2 anni hanno segnato il percorso del programma di internazionalizzazione. Dai bandi all'Export Lab, dai forum tematici al seminario tecnico-formativi. Siamo enormemente soddisfatti dei risultati raggiunti, ha detto. Sta finendo la prima stagione del programma, una stagione importante segnata dai bandi da 12 milioni di euro destinati alle imprese in forma singola e associata e alle associazioni di categoria. La risposta delle aziende coinvolte è stata superiore alle nostre aspettative, segno che il tessuto imprenditoriale della Sardegna, in particolare dei settori dell'agroalimentare e dell'ICT, è vivace e pronto a raccogliere la sfida dei mercati esteri. Il nostro compito è quello di accompagnare le imprese in questa sfida e il motivo per cui l'assessore Pilas ha fortemente voluto la delibera con la quale la Giunta ha deciso di stanziare ulteriori risorse pari a 6 milioni di euro per nuovi bandi che partiranno nel prossimo autunno, mentre altri 1,5 milioni di euro sono previsti per la seconda fase dell'Export Lab, destinato alla formazione di Export Manager. Alla prima fase dei bandi hanno partecipato complessivamente 204 imprese in forma singola e associata che adesso stanno avviando i piani export all'estero. Per quanto riguarda l'Export Lab, il percorso formativo si è concluso di recente ed è stato intrapreso da 44 imprese isolane.